Vai! Alla forte sta bene? Natti mi ha detto cosa avete fatto. Alla forte sta bene. La tengo d'occhio io. È al sicuro, Poppy, non preoccuparti. Bene. La voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri. Hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me. Sì. Li ho sentiti parlare nella testa di porco e... Tu lo sapevi che Victor Rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti. Dici che abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll? In un certo senso sì, ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri. Va bene. Ma se posso fare qualcosa per aiutarti, fammelo sapere. Te lo devo dopo ciò che hai fatto per Alaforte. Hai mai sentito di una certa sala dello spinato? Temo di no. Perché? Che cos'è? Il più grande segreto dei bracconieri, pare. L'hanno nominata due volte, ma non sono entrati nei dettagli. Non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando, senza dubbio a scapito di creature innocenti. I bracconieri hanno accennato a quest'area e pensavo che se cercassimo un po' in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività. Se mai incontrassi la nonna, tutto questo non è mai successo. Non preoccuparti, Poppy. Dovessi incontrare tua nonna, non le dirò nulla. Di solito le dico tutto. È la mia migliore amica dopo la forte, ma sa fin troppo bene cosa penso dei bracconieri. È preoccupata che possa fare qualcosa di sconsiderato. Chissà chi le avrà dato l'idea. Di qua. Un centauro. Fai attenzione. Avete tutto un castello in cui aggirarvi e venite a farlo qui. Non siamo in cerca di guai. Vorremmo semplicemente passare. Ci prendete per sciocchi? Credete che non abbiamo notato che siete sempre di più qui in giro e in combutta coi bracconieri? Non abbiamo nulla a che vedere con loro. Anzi, vorremmo fermarli. Spero per il vostro bene che sia così. La nostra specie sta perdendo la pazienza con i bracconieri e i loro aiutanti. Che gran simpaticone.
Sarebbe potuta andare peggio. I centauri non amano molto la stirpe magica. E i bracconieri di certo non aiutano. Ma perché pensava che avessimo a che fare con i bracconieri? Ho visto i bracconieri parlare con alcuni abitanti di Hogsmeade. Non so il motivo. Forse è per questo che i centauri sono sospettosi. È la terza volta che vedo un Bugbog agire in maniera così violenta. Sembra che molti animali ultimamente siano più aggressivi del solito. L'ho notato anch'io. È come se ci fosse qualcosa nell'acqua. Strano. Cos'è? Non ne sono certa, ma guardati in giro. Se i bracconieri sono stati qui, forse possiamo scoprire perché. Revelio! Pelli. Poveri animali. Fuma ancora. Non devono essere andati via da molto. Questo è metallo goblin. Sembra fuori luogo qui tra i bracconieri. Devo parlarne con Poppy. Hai trovato niente di interessante? I bracconieri sono stati qui. Vedo tracce ovunque. Ma ho trovato anche una cosa di fattura goblin. Io ho un'armatura goblin. Continuiamo a cercare, ma fa attenzione. Merlino solo sa cosa stanno combinando. Ho un brutto presentimento. Quali interessi in comune hanno goblin e bracconieri? Guarda, laggiù! Bracconieri, sicuro. Non ci sono animali, però cosa ci fanno qui? Dobbiamo avvicinarci e capire. Non saranno felici di vederci. Usiamo una disillusione? O forse è meglio un approccio meno discreto? È difficile dirlo da qua. Facciamoci un'idea migliore del terreno. Arresto un momento, defuzzo! Descendo! Cos'hai fatto? Cosa hai fatto? Descendo! Defuzzo! Confringo! Difendo! Incendio! Expelliarmus! Hai osato privarmi! Proteggo! Stupefino! Revelio! Ma cosa succede qui? Sembra che debbano difendere il ministro della magia in persona. C'è solo un modo per scoprirlo. Revelio! In nome di Merlino! Cosa? Sono grato! Combattimento per draghi. La sala dello spinato. Ora il nome ha finalmente senso. E la segretezza. Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per Hogsmeade. Raccoglievano le scommesse. Come possono divertirsi così? I centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena.
Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione, nessuno deve accorgersi di te. Oh, ottima idea. Non so come sia venuto in mente a Victor di... Codicus Totalus. Rebellion. Notizie della tua famiglia? Sei riuscito a convincere i tuoi fratelli? Si uniranno alla nostra causa? Dicono che ci spingiamo troppo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla. Io dico che se ogni singolo mago finirà a pezzetti... Vedi questo Talos? È quasi troppo facile. Confringo. Figlio, un cerchio. Expelliarmus! Dov'è finita? I bracconieri devono essere in combutta. Pope, dietro di te sta accadendo qualcosa. Che succede laggiù? L'avranno appena catturata. Si sta ribellando con tutte le sue forze. Ma è una lotta impari, fin tanto che è incatenata a quel modo. Diamole una forte, che dici? Rebellion. Guarda, hanno un uovo di drago. Dall'aspetto direi nero delle Ebridi. Non possiamo lasciarlo qui, chissà cosa ne farebbero. Alo, Mora. Bene, ho l'uovo. Ci sei? L'elemento sorpresa ci rivelerà solo qualche secondo. Sfruttiamoli al massimo. Ecco così. Attenzione! Torrock lo vuole vivo a quel drago! Metriti custodatus! Ti stavamo proprio cercando e hai portato compagnia.
Fuzzo! Faccio! Un umano nemmeno di come preoccuparsi. Arrendo! Oggi è la nostra! Arrendo! Defendo! Proteggo! Confringo! Forse è stata una pessima idea. Beh, lo scopriremo presto. Delle Ebridi. Credo che l'uovo appartenga a quel drago. Non credo sapesse che avevano un suo uovo. Non se ne sarebbe andata senza. E adesso? Non ci ha di certo lasciato il suo indirizzo. Non so. Oggi sono successi solo eventi inattesi, dai goblin all'arena. L'ultima cosa che mi aspettavo era di trovarmi con un uovo di drago. E i bracconieri ci hanno visti. Non va bene. Dovremmo aspettarci dei guai dai bracconieri, visto quello che abbiamo appena fatto? Sarebbe da stolti non aspettarsi guai. Non sono dei tipi tolleranti. Mi dispiace dirtelo, ma ora ti daranno ancora di più la caccia, visto quello che abbiamo fatto. Visto che il drago che abbiamo liberato è volato via, vuol dire che possiamo tenere l'uovo? Sicuro è meglio in mano nostra che dei bracconieri, almeno per ora. Ma non dovremmo tenerlo per sempre. Sarà difficile nasconderlo a lungo alla professoressa Weasley. Non stiamo facendo niente di utile stando qui. Mettiamoci in salvo, poi risolveremo la questione. Hai ragione. Se c'è qualcosa che i bracconieri sanno fare è seguire una preda. In questo caso, noi. Fai attenzione, d'accordo? Ci rivediamo al castello.
tempo di imparare l'incantesimo trasformante. Completa gli incarichi assegnati, che sono certa si riveleranno utili anche per completare la guida pratica. Quindi partecipa alla mia lezione per apprendere il nuovo incantesimo. Dopodiché discuteremo dei progressi che hai compiuto finora. Momento di accelerare!